Erano gli anni 80, gli anni dei fantastici colori fluo, gli anni di Paninari e degli Yuppies, gli anni della musica italo disco, gli anni in cui, anche se già si parlava di crisi, le nostre case motociclistiche facevano paura a quelle giapponesi, per quanto le concorrevano investendo molto denaro sui prospetti. Marchi come Gilera, Cagiva, Aprilia, Garelli, Fantic Motor investivano con gran passione per i progetti a due ruote, sbalordendo gli allora sedicenni, causandogli lunghi notti insonne. Allora non c'erano gli iPod e gli smartphone, a dire il vero neanche i cellulari, per cui le attenzioni dei sedicenni erano tutte dedicate alle moto, che erano percepite, oltre che come mezzo per affermare la propria libertà, il proprio status symbol. Tutto iniziò verso la metà degli anni 80, quando al salone del motociclo non si poteva percepire quello che sarebbe accaduto nella seconda metà di questa decade e primissimi anni 90. Per molti, ma non per tutti, la capostipite del fenomeno fu la Gilera KZ del 1986, ma a parer mio si può andare ancora più indietro nel tempo ed esattamente all'anno 1985 con lei. Garelli GTA 125, è in scena la potenza. È con questo slogan che veniva presentata la GTA nelle più importanti riviste motociclistiche del settore. Completamente inedita, questa nuova 125 stradale prodotta dalla Garelli si univa al lotto delle più importanti ottavo di litro degli anni 80. Il motore ha 24 cavalli, il raffreddamento a liquido ed il contralbero contro le vibrazioni. Ha il telaio con tubi a sezione quadra e la sospensione posteriore soft lever, in grado di garantire 140 mm di escursione. Costava 4 224 mila lire, senza l'avviamento elettrico, con il sovrapprezzo di 250 mila lire. Grintosa d'aspetto e ben equipaggiata. La Garelli GTA è molto riuscita esteticamente, le linee di tutta la carrozzeria sono ottimamente raccordate. Il cupolino, fisso al telaio, si fonde alla perfezione con il serbatoio da 15 litri e si prolunga idealmente a carenare il radiatore fino a congiungersi con il puntale aerodinamico sotto al motore. Bello il parafango anteriore che carena parzialmente i fodri della forcella teleidraulica, costruita dalla Marzocchi, e molto piacevole il silenziatore dell'espansione di scarico in alluminio marchiato Garelli, che ricorda la storica Sito. La strumentazione è ben fatta, da vera regina, racchiusa in un unico pannello all'interno del cupolino. Il quadro strumenti racchiude il contagiri a sinistra, con zona limite a 9000 giri, ed il tachimetro con contachilometri parziale e totale a destra. Al centro troviamo il termometro per il liquido di raffreddamento e tantissime spie, tra cui il folle, la riserva carburante, il livello dell'olio per il miscelatore e le varie luci. I comandi elettrici erano costruiti dalla storica Vimercati. 24 cavalli e ruota posteriore da ben 18 pollici. Il motore che equipaggia la GTA è realizzato dalla Hero. Si tratta di un monocilindrico a due tempi con raffreddamento a liquido. La missione è controllata dal pistone e dalla valvola lamellare. Il cilindro è in alluminio con canna cromata ed alimentato da un generoso carburatore da 28 mm. La miscelazione ovviamente è automatica tramite una pompa meccanica a portata variabile. Il propulsore della GTA è contraddistinto da una buona regolarità di funzionamento, rispondendo immediatamente alle aperture dell'acceleratore e dando il meglio di sé tra i 6.000 e gli 8.500 giri. Per concludere il quadro meccanico, la frizione è a bagno d'olio ed il cambio a 6 marce. Garelli GTA 125, la campionessa. La Garelli GTA, nel 1985, in occasione del successo nel moto mondiale con Fausto Gresini, simpatico pilota imolese, vuole celebrare la gloria sfoggiando una moto rivisitata rispetto alla versione classica, con ben tre freni a disco forati ed una colorazione inedita bianco e rosso perlato, con livre frammentate azzurre e catari frangenti molto particolari, che la slanciano maggiormente rispetto alla versione precedente. La moto è maneggevole come deve essere una 125, ha uno sterzo non troppo sensibile alle imperfezioni del manto stradale, non è insomma nervosa d'avantreno e mostra una buona solidità e stabilità alle alte velocità. Seguitemi sul mio canale Bicide di YouTube, su Facebook al mio gruppo Paninaro e su eBay Store al Principe Shop. Con Bicide to Farsi negli anni 80 è un viaggio senza tempo. Alla prossima e viva gli anni 80! Yow!